Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Asus New Padfone A86, uno smartphone ma che diventa anche un tablet, che a distanza di qualche mese dall'uscita non ha avuto un enorme successo. Noi però abbiamo avuto occasione di testarlo adesso e, complice anche la svalutazione dell'ultimo periodo, abbiamo deciso che merita una seconda possibilità. Vediamo perché. Eccoci dunque in compagnia di questo Asus New Padfone A86. Vi ricordo di andarvi a rivedere l'unboxing per tutte le caratteristiche tecniche e dimensionali di questo smartphone. Qui c'è la station a portata di mano per ogni eventuale uso. Mi scuso per il ritardo con cui è uscita la recensione rispetto all'unboxing, ma abbiamo avuto problemi di videocamera. Tra l'altro spero che la qualità di questa nuova videocamera si veda nel video, fatecelo sapere in un commento. Devo aggiungere rispetto all'unboxing che manca un LED di notifica e questo è un po' un peccato visto la dotazione completa di questo smartphone, ma c'è anche l'NFC qua sotto la bellissima scocca di metallo. Parliamo dunque di ergonomia di questo smartphone. Allora, per essere un 5 pollici è piuttosto grande, le cornici sono abbastanza marcate, non è facilissimo da tenere in mano, però la sensazione è davvero premium grazie ai materiali e alla cura con cui è stato studiato il design. Guardate anche qui il display con questo svaso rispetto al resto dello smartphone, davvero molto molto bella la cura dei materiali, davvero al top per quanto riguarda il panorama degli smartphone Android attuali. Purtroppo la station non è altrettanto bella, poi l'andremo a rivedere. Per quanto riguarda l'autonomia di questo smartphone c'è da fare due discorsi separati, perché per quanto riguarda l'autonomia normale senza il salvataggio intelligente che vado a rimuovere per non andare a inficiare le prestazioni, non è granché. Per essere 2400 mAh la batteria non dura molto, io sono arrivato a tardo pomeriggio con il mio uso intenso e vi ricordo che io comunque tengo anche sempre Google Now attivo e questo consuma tanto, almeno un 20% in più dell'uso normale di qualsiasi persona. Ecco, e se invece andiamo ad attivare il salvataggio intelligente l'autonomia si modifica notevolmente, si arriva a dopo cena, anche qui non siamo su valori altissimi, ma comunque si arriva a dopo cena, però con un calo di prestazioni non nella UI generale, nelle applicazioni di fabbrica stock dello smartphone, che tutto gira decisamente bene anche con il risparmio attivato, quanto nelle applicazioni di terze parti che forse non sono ottimizzate per questa funzione, per girare con una potenza probabilmente tagliata del processore e quindi risultano un po' più lente. Quindi se vogliamo il massimo delle prestazioni, e sono davvero ottime le prestazioni, dobbiamo tenere il risparmio disattivo con i difetti di autonomia, difetti tra virgolette, che vi ho detto. Per quanto riguarda proprio l'autonomia, io volevo andare a vedere e farvi vedere le impostazioni proprio relative alla gestione della batteria, che sono qua sotto risparmio energia. Come potete vedere abbiamo la modalità di salvataggio intelligente che può essere comunque ulteriormente settata con queste impostazioni, anche la modalità normale che Asus chiama prestazioni può essere settata un minimo con queste poche impostazioni. Qui il grafico dei consumi che ci dà i wake lock delle app che consumano di più, ovviamente Facebook ci mette sempre lo zampino, oltre a comunque alla classica gestione della batteria di Android, che in realtà è semplicemente il grafico che possiamo vedere qui, non c'è l'icona, ho dovuto installare io un'applicazione. E quindi comunque un risparmio energetico, consci forse del fatto dell'autonomia non elevatissima, fatto molto bene per quanto riguarda Asus, che permette a seconda dell'uso di migliorare notevolmente le prestazioni. Poi andremo a vedere come la station sia un importante ausilio per l'autonomia, perché va a ricaricare lo smartphone e a seconda della modalità da noi scelta. Lo vedremo probabilmente quando andrò ad inserire lo smartphone
nella station. Parliamo ora di display, molto molto bello. Il sensore di luminosità tende a tenerlo un pochino poco luminoso, quindi vado ad alzarla un po', e purtroppo l'ambiente oggi è molto buio, sembra inverno più che estate, e vado a regolarla quindi un po' manualmente, però il sensore funziona bene anche se la tiene leggermente bassa. Colori e tutti i tipi di settaggi possibili e immaginabili per questo display, con tutte le possibilità infinite del settaggio cromatico, e possiamo anche ripristinare la modalità di fabbrica. Qua possiamo vedere i vari esempi delle foto che ci fa vedere come cambiano le impostazioni, quindi davvero una gestione del display davvero buona. Per quanto riguarda, come vi ho detto, la già ottima l'ottime prestazioni del display, andiamo a pescare la nostra app di test, eccola qui, andiamo a vedere prima di tutto la definizione. Io ve la avvicino davvero tanto, il Full HD si vede. Allora, un attimo, che ok, si mette a fuoco, anch'io devo ancora imparare bene la nuova telecamera. Come potete vedere, adesso sto toccando con il telefono la videocamera e la densità è davvero buona, nessun problema su questo campo. Ecco qua come vengono riprodotti i colori. La luminosità massima è molto molto elevata, si vede bene sotto la luce del sole, e anche i neri e gli angoli di visione sono davvero ottimi. Abbiamo solo una piccola variazione al grigio quando lo andiamo a inclinare in questa direzione. Ecco, forse lo vedete meglio così, come potete vedere qui un po' lo stacco si vede, ma in realtà davvero molto buona anche a settaggio standard la riproduzione di questo display. Guardate come sono belle le nostre fotografie, come sono buoni i contrasti per essere un LCD. Andiamo ora a vedere come se la cava il display della station. Io vado a inserire qua in alto, ve lo faccio vedere con un po' di acrobazie, il padphone nella station. Qua potete vedere come viene subito l'interfaccia modificata per andare ad adattarsi a quella di un tablet. Riapriamo l'applicazione di test. Ovviamente la definizione del display è la stessa, una Full HD, però come applicazione non installata, vediamo un po' cosa dice. Allora, vabbè, niente, non mi apre l'applicazione. Vi dico comunque che il display è un filo sotto a quello dello smartphone, e anche ovviamente per la definizione, non per quanto riguarda la definizione assoluta, ma per i DPI, come potete vedere la definizione è comunque davvero molto molto buona anche per la station. È un classico 10.1 Full HD. La qualità cromatica non è forse così elevata, settabile anch'essa, ma non riusciamo a raggiungere il dettaglio dei colori, la bellezza dei colori dello smartphone, quindi su questa station, nonostante sia comunque un buon display. Il sensore di luminosità tiene ancora più bassa la luminosità della station a seconda rispetto a già quanto faceva lo smartphone, ma qua dovremo andare ad agire manualmente tramite l'apposito settaggio che comunque troviamo sempre nella tendina. Andiamo a rimuovere di nuovo il padphone dalla station, poi vedrò di indagare sul fatto che l'app mi diceva che non era installata, ma probabilmente perché non è compatibile con tablet questa versione, e lui ovviamente lo vede come uno smartphone. Parliamo di parte telefonica. Ecco, ho trovato qualche problema nella ricezione di questo smartphone. Abbastanza lento lo switch, cade molto spesso la linea quando siamo tra una cella e l'altra. Insomma, non è il suo punto forte, forse anche la scocca di metallo attutisce un po' il segnale radio. Buona invece quella del wifi, senza problemi, e ottima anche quella del GPS. Andiamo a vedere come telefona questo smartphone. Molto bello il dialer, con queste possibilità qua in basso anche di scrivere un numero a mano, possibilità che ritroviamo spesso sulla gestione di Asus. Poi andremo a vedere cosa intendo. C'è la ricerca rapida, chiamiamo ora il nostro numero di test e vediamo come funziona il viva voce, che è qui di lato. Andiamo ad alzare il volume, molto bella anche l'interfaccia di chiamata. La chiamata è gratuita. Se stai chiamando per disattivare i servizi, lo sai, e chiama ora di team, informiamo che potrai effettuarlo gratuitamente. Ok, molto molto.
molto basso. Buona la qualità, ma purtroppo è basso il volume, anche in macchina si fa abbastanza fatica. Dall'altra parte ci sentono bene, la qualità dalla capsula è un filo metallica, ma comunque di buon livello. La voce è un filo metallica, ma comunque di buon livello. Forse abbiamo avuto a, siamo abituati a audio un po' migliori rispetto a questo padphone, che comunque si attesta su valori medio alti. Non c'è la videochiamata standard, il fatto che l'altoparlante sia posizionato qui è importante per non attutire i rumori, ma il volume basso fa in modo che anche le suonerie si sentano piuttosto piano, quindi si rischia anche senza, visto che non c'è il LED di notifica, si rischia di perdere qualche notifica. Parliamo ora della gestione SMS, andiamo ad aprire il client stock degli SMS, guardate com'è bella la tastiera, andiamo a vedere come funziona. Davvero velocissima, c'è anche lo swipe e come potete vedere non ci sono problemi, abbiamo in tutta l'interfaccia questa possibilità di andare con il cursore a muoverci aprendo una piccola lente che ci migliora la precisione del cursore, quindi davvero molto buona questa implementazione software. Dicevo che la tastiera non ha il minimo problema ed è davvero veloce e reattiva e anche personalizzabile a livello di impostazioni da parte di Asus, quindi promossa la parte SMS, molto comoda e anche abbastanza precisa la scrittura a mano libera, come vi dicevo, che viene riproposta anche nella tastiera per gli SMS. Andiamo a parlare ora di parte mail, andiamo ad aprire una email abbastanza ricca di immagini. Vediamo se riusciamo a caricare tutto, però come potete vedere la mail non ha il pinch out, in quanto questo telefono non ha ancora KitKat, comunque non è stata implementata nel client mail, che per il resto funziona molto molto bene. Usciamo dalla parte mail, parliamo di parte browser, andiamo sulla nostra pagina del nostro sito, ecco fatto. Molto veloce la velocità di caricamento e anche veloce la navigazione, purtroppo con i banner del nostro sito un po' viene impallato il rimpaginamento del testo e quindi non potete basarvi su questa prova del nostro sito per vedere la bontà di questo browser, che andremo a vedere e anche più avanti, però come potete vedere possiamo già vedere la rimpaginazione del testo quando ce la fa vedere, banner a parte, come sia veloce e precisa. Volevo andare a cliccare, se riesco, su un articolo. Devo segnalare questo bug che viene portato con alcuni browser del nostro sito e aspettiamo che si carichino i commenti, speriamo che non ci faccia altri scherzi. Andiamo qua a scrivere, come potete vedere si porta giustamente dove deve stare. Ok, il correttore mi corregge bene, abbastanza veloce e comoda la lente anche nella scrittura, nei campi di testo. Andiamo a cambiare sito, andiamo sul Corriere per vedere di metterlo ancora più alla prova. Ecco fatto, c'è la modalità desktop che vado a settare subito. Aspettiamo un po' di più il caricamento, ovviamente la pagina del Corriere è molto molto pesante, però come potete vedere riusciamo a muoverci quasi istantaneamente. Andiamo qua dove ci sono tutte le foto, davvero pochi ricarichi, si rimpagina anche la pagina del Corriere e vedete ci mette proprio un attimo a renderizzare le foto, ma una navigazione web che è davvero veloce, fulminea e pratica, è studiata davvero bene, ottimizzata molto bene da parte di Asus. Ovviamente questo si riflette anche sulla navigazione con il tablet, visto che la parte hardware è esattamente la stessa. Usciamo dalla parte web, parliamo di parte multimediale, altro lato a favore di questo Padphone Infinity A86, guardate quante sono le impostazioni, come potete vedere. Non ho trovato nella parte video la possibilità di utilizzare il fuoco continuo, non so come mai, non l'ho trovata, se qualcuno avesse più informazioni magari me lo può far sapere, io aggiungerò una nota. Qua i filtri e qua le scene, molto pratiche, l'HDR funziona benissimo, la luce alta, vedrete dopo il risultato che riesce a fare.
Tutte le altre funzionano, anche quella automatica funziona davvero molto molto bene. La modalità turbo si può attivare, scatta davvero tante foto. Intanto vi faccio vedere la messa a fuoco come veloce con il nostro solito pupazzetto di test. Guardate se tengo premuto per lo scatto. Vedete il contatore qua in alto, ha fatto davvero tantissime foto e possiamo scegliere la migliore. Io adesso faccio elimina tutto, se no riempiremo quasi la memoria. Anche la camera frontale ha molte, molte impostazioni, come potete vedere anche le scene, la camera frontale. E quindi un software fotografico che mi è piaciuto davvero molto per questo Asus, funzionale e, con i due pulsanti per la registrazione foto e video, e completo in quasi ogni aspetto. Ma andiamo a vedere come le scatta, quindi usciamo, entriamo nella galleria, andiamo a vedere gli scatti. Purtroppo non si possono creare degli album, o comunque non ho trovato il modo di creare degli album. Andiamo sulla fotocamera, andiamo a vedere le foto di test, guardate le macro, comunque avete gli esempi sulla pagina della recensione, il link è in descrizione, davvero incredibile. E anche i campi ampi vanno a raggiungere una definizione, guardate qua nei bordi, davvero altissima nitidezza ai massimi livelli per questo sensore, poco rumore video anche in interni, adesso il tempo mi sta facendo gli scherzi, io vado ad alzarli un po' la luminosità, poco rumore video anche negli interni. Ecco, questa è una foto scattata con l'illuminazione solo dei lampioni, con la modalità poca luce, che riduce la foto a 3 megapixel, ma riesce senza flash a catturare dei dettagli mai visti con nessun altro smartphone. Ecco, questa è la stessa foto con il flash in modalità automatica. Rendetevi conto di quanto ha illuminato la modalità poca luce. Anche il flash è abbastanza potente, non vi sono problemi. Ovviamente la modalità poca luce poi andrà a aumentare il rumore che rimane contenuto qui nelle zone scure in modalità normale. Quindi davvero una parte fotografica promossa. La camera frontale fa un po' quello che può con i suoi 2 megapixel, comunque funziona bene per quello che deve fare, e meno bene la camera frontale della Station. Comunque adesso qua non vi ho fatto vedere gli esempi della camera frontale, ma li trovate sempre sulla pagina della recensione. E la cosa bella è che il software ci consiglia anche la scena, tipo se noi ci mettiamo in un controluce ci dice di attivare l'HDR, o se vogliamo attivare l'HDR, questo in modalità automatica. È davvero molto buono, il video lo trovate comunque su YouTube, anche lì senza purtroppo il fuoco continuo, strana davvero questa cosa. E la qualità dei video è comunque buona e paragonabile a quella delle foto, è buono anche l'audio catturato. Andiamo ora nella nostra cartella di test, andiamo a vedere di prendere la cartella, perché non è un album ma ci crea delle cartelle quando noi andiamo a vedere. Non riproduce i DVX a nessun formato e con nessun codec audio, quindi per i video i DVX dovrete usare un'altra applicazione. Riproduce invece benissimo i 1080p, vado un po' avanti veloce per comunque di qualità del display ne abbiamo parlato, nessun problema per quanto riguarda i 1080p, belli i colori, confermo. E per l'MKV invece viene riprodotto ma senza audio. Quindi anche qui diciamo che un lettore video che poteva fare meglio. Parliamo ora di parte gaming, intanto vi dico se sta un pochettino scaldando con l'uso intenso qua dietro, ma il metallo conduce davvero molto, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Guardate quanto è bella la sfumatura qui in Real Racing. Cerco di avvicinare il telefono e non fare le zoomate con la videocamera, perché sennò poi non mi ci sta la Station quando la vado a riprendere. Il caricamento è ormai standard per questo gioco. Scusate, risponderò dopo alla chiamata. Rigioco, vedete, rimane aperto. Nessun problema. Aspettiamo che inizi. Purtroppo il volume è bassino anche qui. Mi ero addormentato un secondo sulle impostazioni, visto cosa succede a andare in ferie e rimanere tanto senza fare video. Scusatemi per l'attesa. Partiamo.
dettagli al massimo negli specchietti. Qui posso parlare bene perché l'audio non sovrasta la mia voce. E nessun tipo di calo di frame. Usciamo, vedete un niente praticamente di ricarico della home, comunque a parte game, promossa a pieni voti. Parliamo ora di parte software. Come potete vedere, quasi un Android stock, non abbiamo neanche il pinch per modificare la schermata che verrà fatta tenendo premuto normalmente, però abbiamo un'ottima possibilità di personalizzare i tasti con tutte queste scorciatori. Per quanto riguarda il tasto home, come potete vedere, possiamo lanciare Google, possiamo lanciare quattro applicazioni che sono personalizzabili con questo menu per scegliere le scorciatoie. Queste scorciatoie ce le andiamo a ritrovare anche, e adesso spengo e vi faccio vedere la lock screen, anche qui nella lock screen, come collegamenti rapidi direttamente a telefono bloccato. Quindi molto bella questa parte personalizzata, così come la tendina delle notifiche che avete già visto che è personalizzata, ma si può anche rimettere quella stock di Android dalle impostazioni, quindi Asus ci lascia la possibilità di scegliere cosa vogliamo. Questa interfaccia è personalizzata davvero bene, potete vedere qui le varie caratteristiche, ma noi andiamo a vedere come sono strutturate le impostazioni. Sono praticamente quelle stock di Android, ad eccezione di questo menu che mi fa vedere come interagire con il con la station. Possiamo anche attivare o disattivare lo switch tra applicazioni e possiamo anche scegliere quali applicazioni vengono mantenute aperte e quali non devono essere mantenute aperte, scusate, durante lo switch con la station. Quindi davvero buona questa implementazione di Asus, e qua possiamo anche personalizzare le interazioni con il tasto multitasking con queste impostazioni. Quindi ripeto, poche personalizzazioni ma davvero utili e adatte alla maggioranza dei nostri scopi. Andiamo a farvi vedere per conferma la versione di Android, come vi ho detto è la 4.2.2. Asus dice che aggiornerà il Padfone, New Padfone A86 alle prossime versioni, su questo sample non è ancora arrivata. Andiamo a vedere ora lo spazio in memoria, che comunque ricordo è espandibile con micro SD, questo lo spazio totale, e abbiamo poi, come vi ho detto, l'espansione e la possibilità di settare queste modalità per il collegamento USB. Per quanto riguarda le app preinstallate, ce ne sono alcune e sono anche abbastanza interessanti. Abbiamo sì il meteo, abbiamo un lettore di feed, abbiamo la possibilità di prendere appunti al volo con l'applicazione SuperNote, abbiamo la modalità per creare i collage con le nostre foto, come questo ve l'ho già fatto vedere, è la possibilità di settare lo schermo, la protezione genitori per il controllo su eventuali bambini, come dicevo ridere è qua, Polaris Office come office normale. Insomma, anche qui poche applicazioni ma davvero buone, anche la possibilità di settare l'audio in base alle condizioni di utilizzo principali. Qui la possibilità di gestire i nostri dispositivi in rete, quindi anche questo ci viene dato da Asus per una parte software che mi è piaciuta davvero molto, sia a livello che a livello di implementazioni. Adesso parliamo di parte musicale, vado sul Play Music, vado a aprire la nostra canzone di test, torniamo un attimo indietro, purtroppo anche qui si conferma la bassa potenza dell'altoparlante nonostante la qualità sia abbastanza buona, ma per dovere di cronaca io vado a reinserire il Padfone nella station, vado a riaprire la nostra app per la musica e farvi sentire com'è la cassa della station, che è di qua. Qualità altrettanto buona e fortunatamente volume obiettivamente superiore. Quindi andiamo a mettere in posizione il nostro Padfone per le conclusioni finali. Che cosa dire di questo Asus New Padfone A86?
Assolutamente, un prodotto che forse quando era uscito costava un po' troppo caro, ma l'interazione con la station, un bellissimo display, materiale al top, lo rendono degno di una seconda possibilità, visto che tra l'altro c'è stata una discreta svalutazione in questi mesi dall'uscita. E certo, non sono due prodotti che vivono di vita propria, intanto riprendo la station, e non sono due prodotti che vivono di vita propria, quindi il tablet non lo potremo usare da solo, però come potete vedere anche qui la modalità di ricarica intelligente che in questo momento sta caricando il Padfon è solo un esempio di quanta cura è stata data da Asus per un prodotto che fa bene tutte e due le cose. Peccato per l'autonomia dello smartphone, che poteva esserci qualcosa di più, ma avete visto tutte le implementazioni che Asus si è studiata, quindi un prodotto da acquistare magari non da solo il Padfon, perché so che c'è anche questa possibilità, ma con il corredo della station per un uso multimediale a 360 gradi. Per questa recensione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a mettere un mi piace al video se secondo voi è venuto bene, e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ancora, mi raccomando. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.